Ciao a tutti, io sono Elena, bentrovati in questo nuovissimo video. Allora, il 2019 sta finendo e quindi ulteriore book tag, ossia the end of the year book tag, dato che l'anno sta finendo e quindi facciamo un ripilogo di quello che è stato quest'anno, questo 2019. Partiamo subito con la prima domanda. Ci sono libri che hai iniziato quest'anno e devi ancora finire. Allora, per questa domanda ci sono tre libri, ossia il terzo volume del Trono di Spade di George Martin, il secondo volume della Spada della Verità di Terry Goodkind o Goodkind, mai capito, e poi La Speranza oltre le sbarre che sto leggendo e che ho intenzione di finire naturalmente quest'anno, questi giorni. Seconda domanda, c'è un libro autunnale che ti aiuta a passare dall'estate al periodo finale dell'anno? Allora, non so per quale motivo, ma questo libro, ossia Il Signore degli Anelli, mi aiuta tantissimo a passare dall'estate all'autunno, a questo periodo dell'anno, perché, non so, mi sa molto di coperto, di caldo, di stare sotto le coperte a bere, non so, una cioccolata calda o qualcosa del genere e leggere un buon libro, e questo buon libro ovviamente è Il Signore degli Anelli. Terza domanda, c'è una nuova uscita che stai ancora aspettando? No, sinceramente, tutti i libri che vorrei leggere sono già usciti, quindi sto aspettando di comprarli, non che escano però, quindi devo solo comprarli, sono già usciti tutti quanti. Poi, prossima domanda, quali sono i tre libri che vuoi leggere prima della fine dell'anno? Allora, sicuramente ci sta Nevernight, Alba Oscura, poi c'è il terzo volume di Hyperversum, Unknown, se non sbaglio, e poi il terzo, non so, sinceramente, non mi viene in mente niente. Ah, sì, ovviamente Iron Gold di Pierce Brown. C'è un libro che pensi potrebbe scioccarti e diventare il tuo preferito? Sì, credo Nevernight, Alba Oscura, oppure anche la duologia di Sei di Corvi, in particolare Sei di Corvi, potrebbe scioccarmi e piacermi, non lo so, può darsi. Poi, hai già pianificato qualche lettura del 2020? Sì, qualcosa c'è, ci sto già pensando, però naturalmente la mia TBR del 2020 deve essere ancora ben definita, quindi al momento non ho dei titoli precisi. Sicuramente c'è Nevernight, però Nevernight in realtà è da leggere entro la fine dell'anno. C'è I Segreti di Azgloth, il terzo volume, se uscirà entro il 2020. Insomma, ce ne sono alcuni che ancora devo vedere se rientreranno nella TBR del 2020. Comunque, qualche libro c'è già. Bene, questo video è finito, spero vi sia piaciuto. In questo caso lasciate un bel like e fatemi sapere nei commenti le vostre risposte. E iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. Il 2019 sta finendo, ormai il 2020 incombe. Io farò 22 anni, nessuno ci vuole credere, nemmeno io. Poi il 2020 è la fine di un decennio, l'inizio di un altro. Così, va così la vita, il tempo passa, approfittiamo della nostra giovinezza, non come Jack che deve andare a cercare la fonte della giovinezza per essere un gran figo, a parte che è figo così. Però a noi la giovinezza ce l'abbiamo dentro e non serve la fonte. Bene, dopo aver detto tutte queste cazzate, ci vediamo al prossimo video. Ciao!